Salgono a tre le vittime dell'incidente stradale accaduto ieri mattina all'alba a Torino in corso Casale al confine con il comune di San Mauro. Nell'incidente si sono scontrati una Lancia Y e un autobus della linea 61. Due giovani hanno perso la vita sul colpo e nella notte la tragica notizia. Non ce l'ha fatta neppure Kevin Esposito, 17enne di San Mauro, rimasto gravemente ferito nello schianto. I medici del Giovanni Bosco hanno tentato di tutto, lo hanno operato e rianimato più volte, ma col passare delle ore le sue condizioni sono peggiorate sempre più e alla fine non c'è stato nulla da fare. Il nome di Kevin si aggiunge a quello di Edoardo Lapertosa, di 28 anni, lavorava in birreria e nel tempo libero si dedicava a scrivere testi di musica rap. E Alessia Panetta aveva appena 16 anni, un quarto occupante della vettura, anche lui 16enne, è stato sottoposto ieri a due interventi chirurgici, è stato stabilizzato ed è tuttora ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Drammatico lo scenario che si è presentato ai soccorritori intervenuti sul posto. Pezzi della carrozzeria e del motore dell'auto sono volati ovunque sulla strada.